Buongiorno. La parashah di questa settimana è Masai. Comincia con l'elenco di tutti i luoghi dove gli israeliti si accamparono nella loro avventura di 40 anni dall'Egitto ad Israele. Elle Masai bene Israel. Questi sono i viaggi dei figli di Israele. Tutti i 42 posti, uno per uno. Una media di circa un trasloco all'anno. Abbastanza a lungo per guadagnare un po' di stabilità in ogni luogo, ma anche abbastanza a lungo per sentire il dolore dello sradicamento da un ambiente familiare. La durata del soggiorno non era mai conosciuta in anticipo. Un paio di giorni qui, un paio di mesi là, qualche anno laggiù. Sentiamo parlare di Yam Suf, dove Dio ha diviso il mare, Marah, dove Dio ha fornito acqua, nonostante le lamentele del popolo, Refidim, dove hanno combattuto gli Amaleciti, Sinai, dove hanno ricevuto la Torah, Monte Hor, dove è morto Aronne, e così via. Rashi ci insegna che Dio ha dimostrato gentilezza alla gente in un modo o in un altro ad ogni fermata. Lo Sfat Emet, rabbino hassidico del XIX secolo, ci dice che in ciascuna delle 42 fermate il popolo ebraico ha compiuto un tikkun specifico, una riparazione spirituale. Maimonide ci dice che le 42 fermate sono nominativamente menzionate nella Torah affinché le generazioni future non possano dire l'erranza di 40 anni è un mito e non ha mai avuto luogo. Altri commentatori ci dicono che ogni tappa è stata un'opportunità per una nuova e necessaria crescita, che il miglior percorso tra due punti non è necessariamente la linea retta e che il viaggio può essere ancora più importante che la destinazione. Gli israeliti aspettavano con impazienza qualche stabilità nella loro destinazione, la terra promessa. Non sapevano che quel che avevano appena vissuto era semplicemente un presagio di cose a venire. Infatti, per la maggior parte della nostra storia siamo stati ebrei erranti, costretti a vagare sulla terra nell'inafferrabile ricerca di una casa. Dopo 1500 anni di relativa stabilità nella terra di Israele, punteggiata certo di guerre, invasioni, deportazioni e sottomissioni a nazioni straniere, abbiamo iniziato una lunga diaspora di 2000 anni, dove errante era lo stato normale. Questa dispersione è preannunciata nella Torah. Il libro del Deuteronomio ci dice: Il Signore vi disperderà tra i popoli e non sarete più un piccolo numero, più di un piccolo numero fra le nazioni dove il Signore vi condurrà. La nostra storia, da quando i Romani ci hanno espulso dalla terra di Israele, è stata una deprimente serie di espulsioni e reinsediamenti, di sradicamenti frequenti, in molti casi più di una volta in una sola vita. La giostra andava così. Antisemiti, fanatici religiosi o semplici saccheggiatori ci espellono dal loro territorio. Poi altri paesi, riconoscendo il nostro valore e a volte per una tassa pesante, ci invitano ad emigrare nel loro paese. Poi nuove autorità arrivano al potere e ci espellono di nuovo. Gli ebrei sono stati banditi o forzati fuori da più luoghi della terra che qualsiasi altro popolo. La maggior parte del tempo era un'espulsione fisica, ma di tanto in tanto i nostri aguzzini ci hanno reso la vita così insopportabile che abbiamo dovuto emigrare abbandonando tutti i nostri averi. Ecco solo alcune di queste espulsioni. Da Israele a Babilonia nel 597 prima dell'era volgare, da Israele al resto dell'impero romano negli anni 70 e 135 dell'era volgare, la diaspora. Da Alessandria d'Egitto nel 415, dall'Arabia nel 635, quando l'Islam è apparso sulla scena, da molti luoghi in Germania, da Magonza nel 1012, da
dal Brandeburgo nel 1510, dalla Baviera nel 1593, da Francoforte nel 1614, da Vienna nel 1670 e da altri luoghi. Da molti luoghi in Italia, da Bologna nel 1172, da Trani nel 1380, da molte comunità nel XVI secolo. Dalla Francia nel 1182, 1254, 1322, 1359 e 1394, dove giocavano all'espulsione degli ebrei e la confisca di tutte le loro proprietà, riammissione contro riscatto molti anni più tardi e poi di nuovo espulsione e saccheggio. Dall'Inghilterra nel 1290, dove il divieto fu in vigore per 350 anni. Dalla Spagna nel 1492 e fra di loro i miei antenati. Dal Portogallo nel 1497, dagli Stati Pontifici nel 1569, da Recife in Brasile nel 1654, dalla Norvegia nel 1687, dove il divieto durò 164 anni, dall'Europa nel 1940, quando la maggior parte dei pochi sopravvissuti all'Olocausto ha scelto di vivere altrove, da tutti i paesi arabi dopo la creazione dello Stato di Israele nel 1948, me stesso incluso, dalla Russia al tempo dei pogrom o dalla sua degna erede, l'Unione Sovietica, e poi dall'Iran, quando vivere normalmente è diventato una sfida. L'elenco è interminabile. La maggior parte degli ebrei nella storia ha dovuto lasciare il tetto e la terra natia e andare a vivere altrove. Me stesso sono nato e cresciuto in Egitto, dove la mia grande famiglia estesa viveva. Poi sono stato forzato fuori. E ora vivo negli Stati Uniti. Adesso la mia famiglia è letteralmente sparsa nei cinque continenti. I miei zii e zie sono andati in Italia, in Francia, in Belgio, nel Brasile e nel Venezuela. Alcuni hanno di nuovo incontrato l'antisemitismo, o hanno avuto difficoltà di adattamento, o volevano raggiungere famiglia e si sono sradicati una seconda volta, in Spagna, in Israele o in Belgio. Molti dei loro figli e nipoti, i miei cugini, non sono rimasti nel loro paese di nascita. Per vari motivi hanno emigrato in Israele, negli Stati Uniti, in Australia, in Italia, in Colombia, nel Messico, in Svizzera, in Francia e nel Costa Rica. Per quanto riguarda la mia famiglia estesa, non sarei sorpreso se avessi parenti in ogni paese occidentale. La lingua madre di mio padre era il ladino, o giudeo-spagnolo. Quella di mia madre era l'arabo, la mia è il francese, quella dei miei figli è l'inglese. Tutti di noi abbiamo legami con molte culture diverse. Allora, tutto questo vagabondaggio è un bene o un male? Certamente quando avviene non ci si sente bene. Adattarsi al cambiamento, a nuove culture, imparare nuove lingue e nuovi modi di sopravvivere, ricominciare da zero per guadagnare la pagnotta per i cari, tutto questo ha un prezzo. Ma guardando indietro, come sto facendo adesso, ne è uscito qualcosa di buono? Sì. Prima di tutto siamo sopravvissuti. Fortunatamente per noi il mondo non è un paese unico e ogni paese ha le proprie politiche verso gli ebrei. Secondo, siamo gli ambasciatori itineranti del mondo. Siamo il serbatoio della saggezza collettiva del mondo intero, perché quando ci muoviamo impariamo cose nuove, prendiamo il meglio delle diverse culture con cui veniamo in contatto, lo mescoliamo con la nostra saggezza ebraica e offriamo al mondo nuovi punti di vista, nuovi approcci, nuove prospettive, nuove soluzioni a problemi. Offriamo idee creative e fantasiose che risultano dalla sapienza del mondo intero. Separiamo il grano dall'olio e prendiamo solo il meglio, ciò che è coerente con l'ebraismo. Il Midrash dice: se qualcuno ti dice
c'è saggezza fra le nazioni, credilo. Se qualcuno ti dice che c'è Torah fra le nazioni, non crederlo. Quindi ci aggiriamo dappertutto il globo cercando la saggezza, prendendola ovunque la troviamo, la mescoliamo con il nostro insegnamento della Torah e produciamo qualcosa di buono e di unicamente ebreo. Questo spiega in parte perché tendiamo ad eccellere ovunque andiamo e incoraggiamo gli altri ad eccellere come noi. Il Talmud dice, Rabbi Elazar ha ancora detto, il santo, sia egli benedetto, ha esiliato gli ebrei fra le nazioni solo perché proseliti possano unirsi a loro. Beh, per la maggior parte degli ultimi 2000 anni, il proselitismo ci avrebbe costato la vita. Quindi l'insegnamento del Talmud deve essere interpretato in un senso figurato, che è parte della missione ebraica è di diffondere nel mondo intero i valori dell'ebraismo, la saggezza della Torah e le sette leggi di Noè, per adempiere all'ingiunzione che abbiamo ricevuto dal profeta Isaia di essere una luce per le nazioni, così che un giorno, in qualunque senso uno desideri di comprenderla, la profezia di Zaccaria sarà soddisfatta. Vehaya Hashem le melech hakol haaretz, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. Il Signore sarà re di tutta la terra. In quel giorno ci sarà il Signore soltanto e soltanto il suo nome. Così marciamo attraverso il mondo, come un contadino marcia attraverso il suo campo, gettando i semi a destra e a sinistra, fiducioso che un giorno porteranno frutto. Il misticismo ebraico ha il suo modo proprio di capire il nostro vagabondaggio. Esso insegna che al momento della creazione, un serbatoio contenendo santità divina si è rotto e ha disperso il suo contenuto in tutto il mondo. Gli ebrei poi sono stati obbligati a vagare in lungo e in largo per raccogliere queste scintille di santità e renderle disponibili a tutti. Per sostenere quel punto, la parola ebraica per esilio è Golà e la parola ebraica per redenzione è Geulla. Si aggiunge solo la lettera Aleph per andare dall'esilio alla redenzione. Aleph rappresenta il numero 1, che a sua volta rappresenta Dio, l'unico. Così gli ebrei sono andati in esilio a portare Dio al mondo, affrettando così la redenzione e la venuta del Messia. Infatti, Rabbeinu Bechayyai, il mistico spagnolo del XIII secolo, dice che c'erano scintille di santità nei 42 posti dove gli israeliti si sono accampati nel deserto, elencati nella nostra porzione della Torah, e che Dio li ha mandati là solo perché possano raccogliere queste scintille. Si fermerà mai il nostro vagabondaggio? Quando fu creato lo Stato di Israele, solo 5% del popolo ebraico ci vivevano. Questa frazione ha costantemente aumentato. Oggi è quasi il 40%. La maggior parte dell'aumento è stata la necessità, non l'ideologia. La necessità è la ragione pratica perché abbiamo uno Stato. Oggi, per la prima volta dai giorni talmudici, ci sono più ebrei in Israele che in qualsiasi altro paese. Gli Stati Uniti sono al secondo posto. La loro osservanza ebraica sta aumentando. Come il poeta T.S. Eliot ha scritto, non smetteremo mai di esplorare e alla fine di tutte le nostre esplorazioni arriveremo dove siamo partiti e conosceremo il luogo per la prima volta. Così, girovagare ci fa apprezzare le nostre origini alla fine. Tutti gli ebrei vivranno mai in Israele? Questo dipende più dal resto del mondo che da noi ebrei. Quando gli altri ci trattano bene, siamo meno incentivati ad emigrare in Israele. E tutti gli ebrei dovrebbero vivere in Israele? La risposta dipende dall'ideologia. La tradizione ebraica dice che il Messia farà ritornare tutti gli esuli in patria, in ebraico kibbutz galuyot. Così la tradizione è molto chiara,
tutti gli ebrei devono vivere in Israele. Ma ci sono anche considerazioni pratiche. Con l'antisemitismo in aumento e non mostrando alcun segno di scomparire, è bene che tutti gli ebrei vivano in un posto unico e piccolo, in questa età delle armi di distruzione di massa? I leader iraniani hanno detto che Israele è un paese che può essere distrutto da un solo ordigno nucleare. E per i mistici, le scintille di santità sparse in tutto il mondo non sono ancora state raccolte tutte. Solo una cosa è certa: gli ebrei si rendono utili ovunque vivano. Certo, il termine ebreo errante è un termine di derisione, un'etichetta attaccata sulle nostre spalle dagli antisemiti. Per loro siamo peccatori gravi, che l'Onnipotente ha condannato a vagare sulla terra con il marchio di Caino sulla fronte, oltraggiati e disprezzati ovunque andiamo, una prova del salario del peccato. È tempo per noi di rivendicare questo termine di derisione e indossarlo come un distintivo d'onore. Perché senza il cosiddetto ebreo errante, l'umanità starebbe peggio. Un botanico con un senso della storia ha dato il nome ebreo errante a una certa pianta. Ecco cosa dice il sito web dedicato a questa pianta. Questa pianta è unica. Quando le viene fornito il sostentamento minimo, si diffonde e cresce. Se si taglia le sue radici e si ripianta in un altro terreno, essa si rigenera e ricomincia a crescere. Si adatta facilmente a diversi ambienti e condizioni. La pianta è molto carina, non richiede un sacco di cure ed è davvero difficile da uccidere. Questa settimana concludiamo Bemidbar, il libro dei numeri, e diciamo la frase che i nostri saggi ci hanno insegnato quando si completa un libro della Torah. Hazak, hazak, venit hazek. Sii forte e possiamo essere rafforzati. Preghiamo che l'Eterno ci permetta di aumentare le nostre forze nelle nostre peregrinazioni attraverso il mondo e ci rafforza continuamente nel nostro vagabondaggio come Lui ha voluto. Shabbat shalom.